Pietro, figlio mio, figlio mio, aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. Dare uno sguardo. È di qualche giorno fa. Dai, lascia stare, mamma. Ehi, tu me l'anzano. Che bello che mi sei venuta a trovare. E quanto dura la licenza? 3 ore. Tutto questo viaggio per stare solo 3 ore? Ho chiesto di farmi mandare qua, ma non è una vacanza. È un trasferimento. Lo sapevo. Tu tornasti per pigliare il posto della buon'anima del maresciallo Virzì. Quando l'ammazzara lui al giudice mi si ghiacciò il cuore. Io qua ci sono nato. E voglio stare qui. Sì, sì. A me Pietro mi ha insegnato tutto. Insieme a lui mi sono fatto uomo. E l'unico modo per ringraziarlo è questo. A tuo padre ci riusciti? Meglio perderlo che trovarlo, quello. A Roma stavo a 2 chilometri da casa sua. Ma non lo vedevo mai. Quanto è cresciuto quest'albero. Fra un po' ce lo troviamo dentro casa. Più lo taglio, più viene verso qua. Con Mattia.
È libero? Sì. Fussi, Fabio. Andolesi, Angelo. Ciao. Ciao. Sopra o sotto? Per me è uguale. Sopra soffre di vertigini e sotto di soffocamento. Da dove vieni? Da Roma. Pure te. Ma che dovete qua? Mezzo sangue. Ma sei come indietro. Io mi sono portato due cosette, tanto è una cosa provvisoria. Mancata raccomandazione. Sono riuscito a parlare col figlio del portiere che andava via pianta al ministro. Che devi fare? Ora con 20 anni a Palazzo Chigi, 8-14, a fare piantone, una cosetta tranquilla. Invece, neanche mai qua. Vabbè. Comunque pare che riparto messa, si liberano due posti. Magari gli imbocchiamo. Oh, basta che non usciamo a ne scorti. Evitate di fermarvi lungo la strada anche in caso di incidenti occorsi a terzi. Potrebbero essere manovre per distrarre la scorta. Non fermatevi ai semafori e tenetevi sempre in contatto con la centrale operativa, dando sempre la vostra posizione. La scorta del nuovo procuratore De Francesco Michele. Primo turno 7:13. Mandolesi Angelo, Muzzi Fabio. Mandolesi sale sulla blindata insieme al procuratore e gli fa la tutela. Riferirà all'autista del ministero Torre Nicola gli orari, i percorsi studiati dal caposcorta. Muzzi sale sull'auto di scorta che sarà guidata dall'appuntato Frasca Raffaele insieme a Corsale Andrea. È presente? Sì. Non t'avevo visto, Corsale. Il brigadiere Corsale sarà il caposcorta del primo turno. Secondo turno, 13:19. Caputo Francesco, Reali Stefano, Magliulo Giorgio, Cannas Beniamino. Sei contento, secondo me? Perché non è messa bene tutto. L'importante è che a Luna mi manda a mangiare ogni giorno a casa con mia madre. Catania Vincenzo, Lorizio Fabio, caposcorta Lorizio Fabio. Ma perché Lorizio? Stavamo sempre con Pasquini. È stato trasferito a Mazzara, faceva l'amore con una ragazza. Così si stanno morendo tutti quanti. E proteggi uno che poi tanto muore lo stesso. Poi dice che in Italia c'è stata la pena di morte. Qui siamo 20 condannati. Simoncelli Carlo, caposcorta Simoncelli. Ma non è che viene da citate? L'alfetto o la croma? Ma dove le pigliamo tutte ste blindate? Avete l'Alfa 33 targata a Trapani. Anzi. Ma quale anzi, maresciallo? L'Alfa ha fatto più di 120.000 km. È buona per la pressa. Ma come l'hai blindata, maresciallo? Muzzi, mettete giubbotti antiproiettili anche quando siete in auto. Ce ne dovrebbero essere per il momento due per ogni turno. Ma come due? Siamo quattro. Sì, tiriamo a sorta la mattina. Famo pare di sparo per chi muore e per chi si mette il giubbotto. Buona fortuna, Muzzi. All'inizio del turno troverete nel brogliaccio l'ordine di servizio per il giorno dopo. Buon lavoro. Buon lavoro a lei, maresciallo. Uè, brigadiere, venga, venga, non si preoccupi, stanno ancora dentro. Ah, l'ho visto il procuratore. Sembra uno tranquillo. E invece pare che è uno che si agita molto. A Varese con la storia degli appalti pubblici era tutti i giorni sopra i giornali, televisione. Si dice che si è fatto trasferire qua perché la moglie l'ha lasciato. Non mi dispiace, ma bell'uomo. Posso accompagnare un elegante. Proprio ci vuole. Dottore, buongiorno. Permesso. Collega, ti presento il brigadiere Corsale. Comandi. È un giovane ma molto preparato. Ho suggerito io stesso al colonnello di fargli presiedere la scorta che ti è stata assegnata. Io ne avrei fatto volentieri a meno, il presidente lo sa. Ma purtroppo dopo la tragica fine del collega Rizzo era un provvedimento inevitabile per te che sei venuto a sostituirlo. Che alle 8 dobbiamo stare sotto casa del procuratore. Capo scorta, c'è a dire a Frasca Raffaele che la benzina si fa alla sera. Ti faccio il pieno. Te ne posso dare solo 20 litri. E bada di non sprecarlo. Ma veramente stavo pensando giusto di bercelo un goccetto. I giubbotti dove sono? Uno ce l'avrà addosso io, l'altro che io. Questo Mandolese che vuole fare il caposcorta lui? A Roma lo faceva. È stato 3 anni con un onorevole. A mangiare di pane. Alza la testa, devi guardare i balconi, non il marciapiede. È aperto.
Buongiorno, signor procuratore. Buongiorno, Margherita. L'ha puntato Mandolese. Buongiorno, soldato. Si deve muovere di casa prima del nostro arrivo. Sì, quando arriviamo l'avvertiamo e saremo noi a prendere. Ma voi eravate in ritardo. Poi non ho avuto mai una scorta, la prima volta. Pure per me. È proprio necessario. Sì, signor procuratore, così evitiamo il traffico. Mandolese, il cancello. Prenda pure lo scatolone. Ecco, lo metta qua. Sono arrivato troppo presto. No, signor procuratore. Buongiorno. È tutto a posto. Sa, dopo la morte del povero dottor Rizzo non abbiamo avuto tempo. Vabbè, questi vanno da Musumeci al quarto piano, forza. Va bene, dottore. Sa, onestamente non pensavamo che qualcuno si sarebbe offerto di sostituirlo in tempi così brevi. Buon lavoro. Arrivederci. Lei, Mandolese, deve rimanere qui. No, quello lì che fa parte della scorta. La tutela. Bella faccia di cazzo che c'ha questo. Mandolese, avete commenti? Meschino, magari amico tuo, scusa. Lo posso pensare che c'ha una faccia di cazzo? Lo posso pensare o è vietato? Basta che stai zitto. Vogliamo fare la scorta a quello. Quello è un ispettore. Ha fatta la scorta. La gara. Arrivederci. Ciao Anna. Ciao. Come va? Sei tornato. Ciao, principale meccanico. Ciao. Allora, avete fatto pace a scuola con Marco? No. No, eh? Io ci sono andato. Tu ci sei andato a scuola? Ti sei divertito oggi? Sì, mi sono divertito. Senti, papà, è vero che la mattina quando metti in moto la macchina fa boom? Ma che stai dicendo? Tanto poi anche quando scoppia tu non puoi morire perché c'è un giubbotto, vero? Dai, che ora mangiamo. Che è sto? Dai, ridammi la pistola. Sono andati a giocare qua sotto. Lo sanno già tutti che fa lo scorto magistrato. E qui nessuno che si fa cazzi propri.
Ma tu li devi tenere tranquilli. Non è che mi tiene tranquilla. Tra poco avremo la casa nuova. Il presidente Caruso me l'ha promesso. Ci fa entrare nella cooperativa. Io ho paura, Andrea. Ci voglio entrare con te in quella casa. Ci andremo. Mi dispiace. Ma che è successo? È successo che ha fatto più di 120.000 chilometri. Usciamo con la vostra, che forse per oggi è pure meglio. Mi scuso, procuratore, ma il regolamento dice che dobbiamo aspettare l'arrivo di un'altra blindata. Sì, in un paio d'anni arriva. Bravo, Mandolese, allora aspettala tu. Lei sa quanto vendono l'acqua ai proprietari di questi pozzi? In città 10-12 mila a carico. D'estate la comprano tutti, privati, ristoranti. A Erice Canatto arriva anche a 20.000 a carico. Che ammischiano col vino? No, che mischiano col sangue. Per questo il giudice Rizzo aveva cominciato ad occuparsene. Però qua è sempre stato così, il procuratore. Il procuratore, i sindaci sono appattati come proprietari dei pozzi. E la gente che fa? Piglia e paga. Ma chi sei? Che vuoi? Ha puntato Mandolesi, dei carabinieri. Ma qui è tutto in regola, io la licenza ce l'ho. Lo so, te l'ha fatta avere un amico mio, il maresciallo Pezzino. Maresciallo Pezzino, non lo conosco. Strano. Perché lui era la sua agendina. Alla voce spione aveva il numero tuo. Vuol dire che ci piaceva giocare. No, ci piaceva parlare con te. E mi piacerebbe pure a me. Guarda che per parlare uno deve avere troppa fame. Ho troppa paura. E io ringraziando Dio non ho né fame e manco paura. Nemmeno se vado in giro a dire che sei spione. Ti ha ammazzato il giudice Rizzo e il maresciallo Vizzi. Avevo una pallottola pure per te. Oh! Senti, io a questo maresciallo Vizzi non ci raccontavo niente. Era lui che ci scassava la minchia con questa storia di Don Giuseppe Mazzaglia. Me capisci? Che viaggio. È possibile che non risulta niente. Questo è il fascicolo su Giuseppe Mazzaglia. Guarda tu stesso se non ci credi. Lo vedi? A suo carico risulta solamente che è ricco, che fa il costruttore, che è socio del Rotary e che gli hanno rubato la Mercedes all'aeroporto. E nient'altro. Nient'altro. Grazie, maresciallo. Prego. Mandolesi, ma che sei scemo? Mi ha fatto piancurto. Devi vivere con l'assillo che ti stanno sparando addosso. Guarda, io già ce l'avevo casi. Ma non sto a macchina, c'ho pure che mi ammazzano. Quando sto qui che mi volo da sopra. Se il ministro mi dà il trasferimento, mi suicido che cozze. Ci sono i fascicoli di De Francesi. Adesso c'è il presidente. Lasciali qua. Sai chi è quello? Genna Salvatore, l'ho conosciuto quando stavo al nucleo operativo. È un diffidato di pubblica sicurezza. E che minchia fa qua? Dattilografo.
Buono. C'è un diffidato che batte a macchina documenti riservati. Acqua passata, eh. Il presidente Caruso l'ha fatto assumere. Per recuperarlo. Allora, collega, ricordati che per qualunque... La gente cambia. Va bene. Lo spero. Poi l'avrei visto. Siamo come una famiglia, qui regna l'armonia. E mi raccomando, non esporre i ragazzi a rischi inutili. Ed esci solamente per motivi di ufficio. Non ne ho altri, la mia famiglia è a Parigi. Meglio così. Corsale, come stai? Tutto bene, presidente. Sono contento. Ma che stai, mi dire, presidente? Lei che mi può presentare pure a me, no? Quello qui è il padre eterno, se mi dasse una mano. Vabbè, se capita. Mandolesi. 02. Attenzione a quella macchina ferma. Ricevuto, 03. Ti faccio da lepre. Tu che vuoi sta lepre? Significa che se quella macchina esplode, prima salta in aria siamo noi. Allargati. Che succede? Non si preoccupi, dottore. Ora rientriamo. Procuratore, ce la posso fare una domanda? Certo. A Caltanissetta andiamo dal giudice Barresi, vero? Sì. È lui che si occupa dell'indagine sulla morte del giudice Rizzo e del maresciallo Verzi? Sì. Io non vorrei essere indiscreto, ma... La prego, non lo sia, Mandolesi. È che il maresciallo era mio amico. Anche se era suo amico, non posso dirle niente. Michele! Non ci credevi che sarei venuto a romperti le scatole fino in Sicilia, eh? Lo speravo. C'è bisogno di persone coraggiose come te. Col tuo aiuto qualche risultato l'avremo. Come fa la settima? Pa-ra-pa-para. Quanto sei stonato, Luigi. Pa-ra-pa-para. Ci siamo mantenuti fino a tardi a Caltanissetta con il giudice Barresi. Il procuratore è molto impegnato, segue più indagini. E anche martedì ho cercato il dottor De Francesco, ma non c'era. Infatti, ci eravamo portati in località San Donato per controllare la vendita delle acque private. Ah, brigadiere, dica a sua moglie che mi sto interessando per quella cosa. E di avere pazienza. Grazie, presidente. Comandi. Ciao, ragazzi, ho avuto una donna. È stato sempre carino. La richiesta è stata nuova. Sì, bello di questo non dorme mai. Che finisce di lì. Yes. Metti giù la mitraglietta, che poi il caposcorta sarà ampio. È un po' in ritardo il caposcorta. Guarda che sto qua. Con calma, caposcorta. L'acqua ha una potenza di circa 10 litri al secondo, dottore. Quindi è acqua pubblica. Non è così, ispettore? Certo. E questo è il pozzo. Mi segua, per favore. Se non sbaglio, siete voi il campione di qua. Sì, giudice. Consegnate questo decreto di sequestro al vostro padrone. No, guardi, l'acqua si compra ai privati perché la diga ai Treveri non funziona. Hanno costruito in un posto dove non c'è l'acqua manco per il collaudo. Comunque sull'appalto c'è già un'inchiesta. Chi è che se ne occupa? Il giudice Pollara. Pensi che con alcuni colleghi della sezione PG gli abbiamo mandato molti rapporti, ma lui non ha mai fatto niente. Tra l'altro due delle società del consorzio per la costruzione della diga fanno capo a Giuseppe Mazzaglia, che è il padrone della maggior parte dei pozzi. Mazzaglia. Se lei mi prepara una nuova informativa in cui mi illustra il profilo dell'inchiesta, io posso collegare l'inchiesta dei pozzi con quella della diga. Vuole che la indirizzi alla procura? No, direttamente a me.
procuratore. Ci sono la posta e i giornali. Bella accoglienza. Qua c'è l'onorevole Bonora che la difende. E poi è arrivata questa. Arriveranno fotografie con la data di morte, proiettili. Qua fanno così. Prima calunniano, poi minacciano. Poi... Questo gioco non mi dispiace. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Pronto? Sì. L'acqua, così non mi lavi i denti. Però c'è l'acqua minerale. No, ma quella pizzica. E tu saresti un vero uomo? No, a letto, va, buonanotte. Corri. Notte. Ma che è matto suo magistrato? Manco cucinare, Ponte. Se sentivi quello che dicevano di lui, mercato. Però quando devi pagare l'acqua ti lamenti, eh? Tu aspetta e vedi che l'acqua torna, non la dobbiamo pagare più. Sì, ma che chiudessero dentro i delinquenti invece di chiudere l'acqua a Nauci. Da mischiare. Facci tempo e vedi che le cose si risolvono. Buonanotte. Mamma, buonanotte. Io non meglio, so. Oh, ma io non dormo questa stanotte. No, ancora non dormi. Io non volevo lasciare la città senza acqua. Ho dato la custodia dei pozzi ai sindaci, sono loro che non l'hanno erogata. Mi hanno messo contro l'opinione pubblica, hanno fatto il gioco dei proprietari dei pozzi. E adesso lo sta facendo anche lei. Non ti permetto di parlare così. Sto dicendo la verità. Tu sei un irresponsabile. Mi avevano avvisato. Già a Varese hai avuto dei grossi problemi con il questore e il capodanno. Con la storia del capo. Il prefetto ha già chiamato 4 volte. È stato costretto a togliere l'indagine sui pozzi al vostro procuratore e ha redato quella sulla diga di Cepere al dottor Pollara, che era sua. Di Francesco si è comportato male. È stata un'indifferenza peggiore. E che se fa così con un collega? Arrivi e te porti via l'indagine? E chi? Sappi comunque che è inutile. La mia decisione è irrevocabile. E allora perché stiamo qui a parlare? Presidente, sei tu. Fa come vuoi, stronzo. Mi dispiace, procuratore. Ti dispiace, eh? Ti dispiace che qualche stronzo sia andato a spifferare tutto a quella merda di Caruso? Chiudi, che devo andare a casa. Sei proprio un vigliacco. Quando lei si è scassato la minchia, hanno fatto bene a sbatterti fuori dal nucleo operativo. Tu sei pericoloso. Hai fallito sotto copertura e mi pare che stai fallendo anche nella scorta. Ti sei informato, eh? Sono il capo scorta, ho il dovere di sapere con chi lavoro. Allora è tuo dovere sapere pure che mi hanno tradito. Gli spacciatori sapevano tutto. Sul tuo curriculum non si parla di tradimento. Sbagliaste e basta. E sul tuo c'è scritto che lecchi il culo a Caruso. Come ti permetti? Questo è un covo di serpi. I magistrati li ammazzano prima qua dentro, negli uffici, non lo sai? Il giudice Rizzo è stato ammazzato da quelli che l'hanno lasciato solo, compreso quella merda di Caruso. Il presidente Caruso è una persona rispettabile. Ma che t'ha promesso che t'avanzano di grado? Quanto te le paga l'informazione? Ti faccio cazzare! Pezzo di merda. Tu con la scorta hai chiuso. Corsale, mi fai schifo. Non riesci a dormire. Non me lo vuoi dire che è successo?
Ah, buongiorno, brigadiere, prego. Mi scusi se la disturbo. Anzi, ha fatto bene a venire. Immagino che sia per Mandolesi. Mi scusi, ero in cucina. Ho telefonato a mia madre per avere la ricetta della pasta con i broccoli. Mia moglie non mi risponde neppure più al telefono. Prego, si accomodi. E poi era di Varese, è certo che la pasta con i broccoli non l'ha saputa fare mai. Ma secondo me ci manca qualche cosa. I pinoli li ha messi? No, oh, quella mamma ha detto che i pinoli non ci vanno. Ah, le alici! Quel ragazzo tiene la capa in merda. Si mette in imbarazzo. E poi sta diventando pericoloso, mi pare. Quindi, se lei lo vuole sostituire... No, aveva le sue ragioni. Sono stato io a dire al presidente Caruso che lei aveva sottratto l'indagine sulla diga al dottore Pollara. È andata così che... Mi spiace. Lei vuol dire che il presidente si informa dei miei passi attraverso di lei? Sì. Allora, dei rapporti tesi anche con il giudice Rizzo. Diceva che era impaziente, che non sapeva dove mettere le mani. Sapeva dove metterle le mani. Altrimenti perché l'avrebbero fermato? Mandolesi, Angelo. Lui si è offerto volontario, io invece sono stato ordinato. È come un animale ferito. C'è una rabbia dentro che certe volte la vorrei avere io. È me che deve sostituire. No. Non sostituisco uno che mi dice la verità. Maronna, i broccoli si sono bruciati tutti quanti. Brigadiere, io la inviterei pure a pranzo, ma penso che sua moglie cucini meglio di me. Lo penso anch'io. Sono venuto a vedere come si addestrano i miei uomini. Non sono più dietro uomini. Peccato. Mi pare che spari molto bene. E ci potevi pensare prima. Ci posso ripensare? Dovrei farlo anch'io. Non mi fido di un caposcorta cresciuto negli uffici. Ma che t'hanno fatto all'occhio? È stato un amico. Sei sicuro che è un amico? Il calibro 9. Vuoi provare? Provalo tu. Che siete tutti cecchini? 5 anni in radiomobile. Al terzo figlio lì mi ha ricattato. Amore, ma che fai? Dammi, nena, almeno oggi fammi pagare, tanto poi ti vedo con gli altri. Ma perché invece i tuoi amici non gli dici che questa volta offri la tua fidanzata? Ma che, gli dico a quelli che sono fidanzati? Tu vuoi far trasferire? No. Che colpa mia, sei nata qua. Sarà americana, l'avevo già sposata. Sì, vabbè. Vai. Ciao. Ci ha messo l'ora a fatta fare un cannolo. Mattia, ancora? Questo è il terzo. Ma sono buonissimi, dove li ha trovati?
da uno sul corso, non mi ricordo bene. Non mi ricordo bene. Punti se fa carta pure la pasticcera. Tu ce l'hai la moglie. Io. Sì, ce l'ho la moglie. Ne ho anche una bambina. Si chiama Roberta. Ha più o meno la sua età. Ma sta a Varese con la mamma. Perché c'ha paura delle bombe? Amoni, bambini, aiutatemi a sparecchiare, va? Io non ho paura, da grande voglio fare il magistrato, così tolgo l'acqua quando mi pare. Invece voglio fare la scorta come papà. Provi la scorta, lascia aperto. Ma tu Davide che vuoi fare? E io la tanto voglio fare... Guido l'ha blindata. Guido l'ha blindata. Allora, bambini, avanti. No, sempre il suo sonno. Amoni, aiutate la mamma a sparecchiare, forse. Pure i piatti, mamma. Sì. Se ne prendesse ancora tutto. No, grazie. Ma noi vogliamo raccogliere. Era molto tempo che mangiavo da solo. È piacere trovarsi con degli amici. In procura lo sapete, le cose non vanno bene. C'è un'ostilità. Il presidente Caruso non è, non credo che sia disonesto. Perfino peggio, è terzo, come dite voi. Uno che non sta né con la mafia né con quelli che la combattono. Grazie signora, magnifico tutto quanto. Grazie. Aveva ragione Corsale, i pinoli sulla pasta ci volevano. Io continuerò l'indagine sui Pozzi, anche se Caruso me l'ha tolto. Lei sta continuando il lavoro al dottor Rizzo. E noi continueremo quello del maresciallo Virzi. Il maresciallo aveva degli informatori. E io uno l'ho incontrato. Mi ha fatto il nome di Mazzaglia. Ho bisogno di fare delle intercettazioni telefoniche. Voi sareste le persone più affidate. Raffaele, tu che fai? Procuratore. A mia padre mi lasciò tre cose. Il fiuto, la presenza e un mazzo di chiavi. Le chiavi della mia vita. È tutta questione di sapere trovare la toppa giusta, la serratura giusta. E voi per me siete la serratura giusta. E a me non mi chiedete. Vabbè, e tu lo sappiamo che sei con noi. Siamo tutti uniti. Ma quanto ce ne devono mettere di tritolo sotto il culo per farci saltare in aria? Scongiuri. Dai, tu a mandolesi. Così, procuratore. Stanno chiamando la casa di Mazzaglia. Pronto, il circolo della Croce. Sì, buonasera. Buonasera, il dottor Nicola è lì per caso? Sì, mi pare di sì. Pronto. Come sta? Bene, chi parla? La chiama a nome di Giuseppe Mazzaglia, dottor Scavone. Ah sì, don Giuseppe. Nicola Scavone. Molto meglio. È il viceprefetto. Don Nicola, subito vuole farle sapere che lei è molto grato per la cosa dell'acqua che è andata a posto. E si raccomanda di portare i suoi omaggi a chi di dovere. Non mancherò, avevo già preso appuntamento con lui giovedì pomeriggio. Bene, arrivederci, dottore. Da quando sei tornato speravo che mi cercassi, invece non l'hai fatto mai. Non mi hai ancora perdonata, vero? Non ci riesco. Se una persona gli vuoi veramente bene, non la devi perdonare. Eccolo. Sei sicura? Sì, è lui, è Scavone, il viceprefetto. Andiamo. Hai idea di chi debba incontrare? Un pezzo grosso. Uno che ha fatto levare l'inchiesta di Francesco. Da quando siete diventati operativi? È rimasto solo. E ha bisogno di tutti noi. Dimmi, lo sai che ti puoi fidare? Sì, lo so. Sul lavoro sì. Da qui si va alla diga di Trebiri.
Quella di cui parlavi con il procuratore? Sì. Quello col casco in mano è Mori, l'ingegnere della diga. Allora è colui che doveva incontrarsi, Scavone. Sta arrivando un'altra macchina. È l'onorevole Bonura. Bonura? Sì, è con Marchetti, il poliziotto che gli fa la scorta. Fai vedere. Che figlia di puttana questa Bonura. Prima mi lusinga sui giornali e poi mi fa togliere l'inchiesta. Dobbiamo controllare il testo della telefonata fra Scavone e l'uomo di Mazzaglia. Sì, procuratore, il verbale è nel suo ufficio. Chiamate polizia. Qualcuno è entrato qui dentro. Ha effratto un cassetto e ha sottratto dei verbali. Ma che cosa sta dicendo, dottore? Solo io posseggo le chiavi delle stanze dei sostituti. Nessuno in tanti anni ha mai trovato nulla fuori posto. In un ufficio della procura spariscono dei documenti riservati e lei lo considera fuori posto. Aprirò un'inchiesta. Ne parlerò con il presidente Caruso. Ne parleremo col presidente Caruso. Prego. Presidente, il dottor De Francesco diffida di tutti, affonda il nostro prestigio, sì. Si comporta in modo offensivo. Personale non autorizzato. Sono i carabinieri della scorta che battono a macchine verbali, che fanno il mio lavoro, è pazzesco. Stavate parlando di noi? Buongiorno, collega. Buongiorno. Non mi aspettavo tutta questa gente. Vedi, quando si manifestano malumori e frizioni, è mia intenzione di separarle nel modo più aperto e trasparente possibile. Tu hai accusato e fatto delle insinuazioni su tutto il personale della procura. E questa è l'occasione migliore per un chiarimento. O per un processo. Tu hai sollecitato un'indagine. E prima di dare corso a un'inchiesta era giusto che ne parlassimo tra di noi. Non credi? Non condivido questa gestione familiare. Se ha qualche cosa da dirmi lo faccia nella sede appropriata. Dottor De Francesco. Lei ha accusato qualcuno di questo ufficio di avere fratto un cassetto che forse era stato lasciato aperto. Non intendo risponderle in questa sede. Signor Presidente, lei sa che nella nostra procura non si è mai verificato nessun fatto del genere. Non vorrei che lei mi ritenesse responsabile. Mi scusi, dottor Polizzi, ma non è vero. Al dottore Rizzo sono stati sottratti gli atti del procedimento penale contro l'assessore Mandalà. Brigadiere, nessuno le ha chiesto di intervenire. Lei così dicendo contribuisce solo a diffondere veleni e ostilità. La prego di allontanarsi. Credo che lei sia costretto a concedermi la stessa opportunità, Presidente. Sarebbe pericoloso per me rimanere senza scorta. Prego! Aveva ragione lei, procuratore. La maggioranza dei voti, l'onorevole Bonura, li ha presi proprio nelle zone controllate da Giuseppe Mazzaglia. Mandiamo un fonogramma alla segreteria dell'onorevole Bonura. Lo convochiamo per martedì. Procuratore, sono arrivati. Ciao, Raffaele. Signora, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Suo marito è sopra, ha chiesto se vuole salire. Dai, mamma, ti prego, sali da papà. No, grazie. Anche solo un momento. Ciao, mamma, ti telefono. Ciao. Arrivederci. Buon viaggio. Ciao. Ciao, mamma, ciao. La signora non è salita. No.
Vito, regala la parte di Milena. Amore, Andrea, stappa, dai, stappiamo. Sì, io faccio la foto. Dai, dai, la foto. Ma perché non ci prendiamo pure noi a fare una prenda? Non ridi, non perché. Non mi vengono le prende. Ma che mi volete far sposare? Vogliamo fare con sto cancello? Non funziona, che vuoi mia? Una lettera di coppia. Apertura! Ma che succede? Niente, il cancello non si apre. Lo vogliamo aprire sto cazzo di cancello? Ma che aspettate, porca troia, ci volete far sparare addosso? Pronto? Visto tuo figlio Igor oggi a scuola. Era bellino con quella maglietta rossa. A Mattia invece l'hai vestito di verde, eh? E passala a questo! Buongiorno, brigadiere, che è successo? I bambini, sono venuto a prendere i bambini, dove sono? No, ma non ci sono qua i bambini. Come non ci sono? Ma mi scusi, brigadiere, aspetti che la spiego, brigadiere! Piano, bambini, senza spingere. Vado in classe, adesso arriva l'ingegnere. Salvatore, non tirarti, Salvatore. Svegliati, che è arrivato. Igor. Mattia, svegliati che c'è papà. È da mezz'ora che si dormiva. Papà, usa o mi fa addormentare? Svegliati, che c'è papà? Ciao, papà! Tu un bacino non me lo dai? Non mi puoi lasciare sola con i bambini. Fabio e Raffaele fanno una scorta qua sotto. E a che serve? Mi devo preoccupare pure per loro. Tutta per colpa di quel pazzo di magistrato. Giulia, c'è Andrea? Sì, per te c'è sempre. Mi dispiace per quello che è successo. Ma che ne sai tu? Tu non ce l'hai figli. Che ti piange a te se muori? Oh, ancora? Mi dispiace aver colletto a dettoria. Scusami. Vedi che sta soffrendo pure lei. Ha fatto due panini, una per te. Grazie. Stanno chiamando Bonura.
Buonasera, onorevole. Ha fatto buon viaggio? C'era un po' di turbolenza, ma non sull'aereo. Sembra la voce di Scavone. La commissione si è riunita e ha deliberato comunque. È l'unico stanziamento che è stato approvato. Lo specifichi bene quando riferirà. Per la parte politica vuole che l'ingegnere passi nel suo ufficio. No, domani alle 17 verrà il professore Spada alla sede del consorzio. Arrivederci. Arrivederci e grazie, onorevole. Sì, pronto. Procuratore, sono Mandolesi. Abbiamo intercettato una telefonata tra Bonura e una persona non identificata, ma dovrebbe essere il dottor Scavone. Dicevano di un appuntamento per domani alle 17. Ho bisogno del testo della telefonata per domani mattina. Stiriamo il verbale. A domani. D'accordo, arrivederci. Non fumare tanto, che ti fa male. Che per dopodomani, non per domani. Non sai nemmeno ascoltare, Mandolesi. Ma chi era? Grazie di essere venuto. La prego, è un piacere conoscere un giudice così attento ai problemi della nostra terra. Prego. L'onorevole è dentro. Marchetti. Uè, come stai? Così, buono. Bene, bene. Sono l'onorevole, come va? Si lavora, va bene. Servizi straordinari, come lavora, stai? Non c'è domenica, si lavora. Di... Vabbè, non ti lamentare, finché c'è il tempo per fare i figli. Ho già avuto. Ma quando nasce? Fra due mesi. È maschio, sera, l'abbiamo visto con quella macchina, con l'ecografia. Lo chiamo Nestore. Poro figlio. È con l'onorevole, me lo tiene a battesimo lui. Bella, Me l'ha regalata lui. Dai, no, dai, dai, che mi si sciupa, dai. Zai, siete pure 100%. Sei sicuro? A me mi pare sintetica. Allora, procuratore, per domani avete trovato un vestito antinormale. Avviene pure mia moglie con i bambini. Ti spiace mostrare, ma non ci potrò essere. Devo vedere Caruso per riferirgli dell'incontro con Bonura. Ma come, scusa, procuratore, domani è festa, sua figlia ci faceva piacere. Lo so, mi dispiace. Ma perché non me la portate con voi? Certo che ce la portiamo. Mangiare. Beh, io mangio le uova. E poi che ci diciamo a papà? Tanto non può venire. E poi gli piacciono pure a lui le uova. Grazie. Il carta un'altra parte. Da quando ci vediamo, Amore mio, sto impegnato. Ma oggi non sei di scorta. La piccidilla, si faccio la scorta pure a lei. Ci vediamo domani. Raffaele. Oh, ma che fate? Sono figli di poliziotti! Allora i poliziotti non abbiamo niente a che fare! Ma poliziotto e carabiniero è la stessa cosa, Ma se dici sempre tu che i carabinieri sono più forti! Vabbè, ma poi non lo dovete bambini, dire. Raffaele, la pasta si raffredda! Arriviamo, mamma! Ma sì, sono tosti i tuoi figli, Un bacio solo quando dormo. Sei furbo. I figli per farli crescere quei coglioni, li devi baciare solo quando dormo. Non ci deve fare troppe coccole. Da noi a così si dice. Si vede che lui l'hanno baciato da sveglio. Che fa, non mangi? Anche ci ho avuto una bella notizia. Ah, e allora, prendiamo. Che notizia? Mi è arrivato col trasferimento. Te ne vai. Quanto mi dispiace, Fabio. Quando è che partiresti? Tra 15 giorni.
C'è il presidente Caruso. Ora mi alzo e mi sputo in faccia, a lui e ai suoi comissi. Ma come? Il procuratore lo sta aspettando in ufficio, aveva un appuntamento. Non è venuto a mangiare con noi per questo. E si vede che ha preferito stare con la moglie. Sempre la solita pasticcera. La solita pasticceria. Sì. A me non ce lo vuole dire essere fidanzato con Milena. C'ha paura che se lo scopro lo sbatto una busetta, aprire e chiudere le porte alla stazione. Infatti non costo pedale, a meno che non fate gli spesi. Se continui a portarci io non ci indico niente. Raffaele, ti prego, posso andare in macchina con Igor e Mattia? Il caposcorta ha detto sì. Vado a prendere la macchina. Ce l'ho io con te, Raffaele. No, io! Ah, no, sì, Roberto in mezzo! Io vado con Raffaele, vi faccio lasciare un casello, ciao! Oh, oh! Raffaele, che me lasci qui! Non è niente. Non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti. Fabio, non sto male. Non sento niente, Fabio. Non sento niente. Perfetto. Angelo, volevano ammazzare la bambina. Ci doveva essere la bambina con Raffaele. Picchiacchi. Raffaele. Ho detto a Lia di fare la notte con Milena, la fidanzata di Raffaele. Si devono sposare, però lui non voleva. Aveva paura che lo trasferissero. Non voleva lasciarci, diceva che... Papà, tieni, ti ho comprato Raffaele. Papà, io non voglio partire, voglio stare qui. Non si può, cuore, papà, non si può.
Tienimi tu, Andrea. Dovrei andare via. Io lascio i bambini da mamma e poi ritorno. Tu è meglio che resti lì. Almeno la mattina se va al corridoio e stai in ufficio. Io l'ho visto l'appartamento. Com'è? Un bunker. Qui puzza di chiuso, io apro la finestra. Sì, che se vede lungo mai. Ma non vedi, questa sta sul corridoio. Ma la finestra è vera, c'è? Già mi sento soffrire. Oggi devo dire al procuratore del tuo trasferimento. Non si può rimandare. Dai, fra tre giorni. E ora di io. Beh, procuratore, stiamo cercando di dare una sistemata. Grazie. Ciao, lasciate fare. Io ho deciso di venire a Trapani. Sapevo che avrei corso dei rischi. L'avevo messo in conto. Ma che sia successo a uno di voi, questo io non lo posso sopportare. Il comitato di sicurezza ha deciso di assegnarmi questo alloggio. Penso di dover andare avanti da solo. A me non è concesso rinunciare alla scorta. Vorrei che lo faceste voi. Noi... possiamo prenderla domattina alle 8. Procuratore. Non si dimentica di firmare quegli atti. Arrivederci. Credo che Muzzi debba dirle qualcosa. Sì. Mi è arrivato il trasferimento. Però mica posso stare comodo di loro io. Niente, volevo chiedere se mi poteva raccomandare per farmi rimanere. Mica sono matto, eh. E non mi piace neanche a me morire, però... non c'ho il coraggio di andarmene. Grazie. Grazie.
l'appuntato Frasca lo conoscevo. Conosco più carabinieri morti che vivi. Però è spuntato fuori uno che può dire qualche cosa sul stupido Mazzacchia, Carlo Abbantonino, ci ammazzare un frate. Uno come lui, del procuratore tuo, si potrebbe fidare. Bacci, questa è la strada. Angelo, ci dice che ademanno un pupetto. I carabinieri, signora, non abbia paura. Ci manda Pupeddo. Nino! Nino, arrivaro! Nino! Abbassò il fucile! Carrabbo, il fucile! Ma avete a capire. Gianni ha ammazzato mio fratello Vincenzo, adesso tocca a me. Se ti vuoi salvare tu e la tua famiglia, meglio cavarli. Che è vero, che ne proteggete e ne mandate lontano. Non altra città. Sì, finché parlo. Un tempo che mi fanno sbagantare tutto quello che c'è nel tuo stomaco. E poi quando non gli servo più, mi buttano nella monnezza. Maria. Nino, tu parli col procuratore. E domani sei già lontano. Non ti scantare. Vemmec. Sta lì a da, su te piedi. Chissà qua, è una delle pistole che spararono contro il giudice Rizzo e il maresciallo Rizzi. Chi li ha uccisi? Mio fratello Vincenzo, Filippo Brucia e Michele Salvo. E chi altro? Sei stato tu! Che cazzo fosti tu! Angelo, ti ammazzo, zia! Angelo, di sta pistola! Angelo! Fermo! Mi sta per pistola la faccia, me lo toccare! Mi sta per toccare a me! Calma! Ti vuoi rovinare tutto! Un cazzo mi rappresenta, tu! Tu mi rappresenta nulla! Non ci parlo, stai calmo! Cazzo zitto! Amo lì, trasi! E abbassa! Frate Vicè, eravamo soldati del stupido Mazzaglia. E se non l'avete ancora capito, signor giudice, è io che comanda a Trapani. Noi per tanto tempo abbiamo appartenuto alla famiglia rivale. E a così, dopo averci usati a tuppare la bocca al giudice Rizzi e al maresciallo Vizzi, ne voleva fare un cappottilingo pure a noi altri. Noi diciamo la ruggine del passato. E sentito Mazzaglia che propose i grossi e i pezzi grossi di eliminare il giudice. Ci imperugliava le lenze. Era diventato troppo pericoloso per lui e per la sua copertura politica. Quale copertura politica? No, lasciamo perdere per cortesia, non tocchiamo il suo tasto che è meglio. Se faccio un nome finiamo male tutte e due. Vuole che lo faccia io quel nome? Se lo fa lei, non conta niente. L'onorevole. Onorevole?
L'onorevole Bonura. Nestore Bonura. A poco tempo la sua famiglia verrà trasferita in un luogo sicuro. Vi rintracci per lei, sì. Prove hai contro Bonura? Solo la parola ad un soldato della mafia. Non ci sono riscontri. Che stai dicendo? Ma perché Carabba dovrebbe essere credibile quando parla di Mazzaglia e mentire invece quando parla di Bonura? Che interesse avrebbe? Perché per guadagnare prestigio certi pentiti non esitano a calunniare i politici. Stai alludendo a una strumentalizzazione occulta dei pentiti. Non è questo il caso, te lo assicuro. Ascoltami, io posso incriminare Bonura solo per la gestione dell'appalto della diga. L'omicidio Rizzo è di tua competenza. Se tu non lo incrimini per la morte del giudice, l'inchiesta verrà mutilata. Michele, io ho sempre ammirato il tuo coraggio, ma su questa strada io non posso seguirti. So che tu non ti fermerai, ma io non posso seguirti. Non è un tradimento, credimi. Qui siamo in Sicilia. Non abbiamo a che fare solo con storie di corruzione dei partiti o dei politici. Qui Cosa Nostra reagisce con le stragi. E tu lo sai, siete stati colpiti. Perché non potrebbe utilizzare qualche pentito per attaccare magari un politico scomodo? Questo giudice Barresi com'è? Dovrebbe essere preciso. Sono 10 anni che amico col procuratore. Come mai ci mettono così tanto? Che cosa succede? Ma che ne so, dici un po'? Politica e potere mafioso. Michele, non essere responsabile. Sono stati responsabili, sì, per fidarmi di te. Michele, guarda che ti sbagli. Michele, ciao, ragazzi. Michele! Siamo qui per una perquisizione. Abbiamo il decreto. Brigadiere, provveda. Buongiorno. Sono il sostituto procuratore De Francesco. Mi accompagni dall'ingegnere. Prego, si accomoda. No, questi li lasci di qua, grazie. Sì, mi scusi. Che succede? Ingegnere, il decreto di perquisizione di sequestro di tutti gli atti di questa amministrazione. Sì, mi scusi, però io prima dovrei avvertire... No, non si preoccupi. Il viceprefetto e Giuseppe Mazzaglia non li può avvertire perché sono stati appena arrestati. Il professore è svenuto come una femmina quando sono arrivati i colleghi. Stanno a tremare tutti. Bonura no. Mi hanno detto che quando gli è arrivata la visita di garanzia è rimasto bello tranquillo. Ormai i politici sono abituati. Il viceprefetto Scavone invece si è messo a piangere come un ragazzino. Per l'immediata esecuzione, anche in tempo di notte e in luogo abitato. Quanti provvedimenti abbiamo emesso? Questo è il 20°. Pronto? Sì. Sì. Ho capito, sì. Indietro, fate l'arma. Via! Per favore, per favore.
Buonasera, giudice. Buonasera, ispettore. Abbiamo raccolto alcune testimonianze, sono stati due sicari su due moto. Indietro, indietro. Le moto le abbiamo già trovate qua vicino, bruciate. Quando siamo arrivati l'onorevole Bonura era già deceduto. A questo ci hai portato con la tua condotta. Vorrei non averti mai incontrato. Sarebbe stato meglio anche per me. Mamma, è venuto a vedere lo spettacolo. Mamma, andiamo via. È tutto perito su. Mi dispiace, signora Bonura. Andiamo, siamo via, mamma. Mi dispiace. Bravo, davvero. Signor. Andiamo, dai. Bravo. Andiamo. È colpa sua. È colpa sua. Bravo. Hai fatto tutto il mondo per la rimozione con la Paolo Marchetti. Anche il figlio ha visto. È per lei. Grazie. Dovere. Anche lei, per favore. La prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura apre formale procedura per il trasferimento di ufficio del dottor De Francesco Michele, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Trapani. Sensi all'articolo 2 RDL 31 maggio 46, numero 511. Per manifesta incompatibilità ambientale. Su richiesta del procuratore della Repubblica, dottor Caruso Salvatore, con il quale il dottor De Francesco è entrato in un insanabile conflitto. Per aver generato all'interno delle strutture giudiziarie un diffuso senso di sfiducia nei confronti dei magistrati e del personale, con grave danno della moralità e della professionalità di chi adempie con spirito di sacrificio il proprio dovere, omettendo di avvalersi dell'operato di segretari e coadiutori che venivano esposti all'intollerabile sospetto di collusione con organizzazioni criminali, per avere sottoposto a indagine un esponente politico di rilievo nazionale, l'onorevole Bonura Nestore, unicamente sulla base delle dichiarazioni di un pentito e senza i dovuti riscontri probatori, determinando così un clima di sospetto e di condanna morale dell'uomo politico, che in data 4 marzo corrente anno veniva ucciso in un agguato di stampo mafioso, unitamente al suo agente di scorta, Marchetti Paolo. Per aver omesso di informare delle proprie indagini il procuratore della Repubblica, dottor Caruso Salvatore, nei confronti del quale De Francesco ha inoltrato rapporto di denuncia e su cui questo Consiglio si riserva di aprire separata procedura di indagine. Per avere distratto il brigadiere Corsale Andrea, gli appuntati Mandolesi Angelo e Frasca Raffaele e il carabiniere Muzzi Fabio dai loro compiti di scorta, destinandoli all'adempimento di atti di indagine a detrimento delle norme di sicurezza e così contribuendo a che venisse posto in essere l'attentato in cui ha trovato la morte Frasca Raffaele.
Andrea. Mi saluti sua moglie e i suoi bambini, mi raccomando. Sai, mi trasferisco a Buseto. È un paesino di montagna. Vado ad aprire e chiudere le porte alla stazione dei carabinieri. Mi dispiace, Andrea. A me Angelo ci può trovare, parto mensa. L'unica speranza che ho è che vi ammagni a Caruso. Così apre lì. No, non credo che verrà. Ha chiesto il prepensionamento. Pur di sfuggire all'inchiesta del CSM. Così ha vinto un po' anche lei. No, hanno creato una specie di vuoto. Io farò di tutto per ritornare, Angelo. Va bene, procuratore. Arrivederci, Nicò. State buono. Sempre a disposizione, procuratore. Arrivederci, Angelo. Arrivederci. Ciao, Fabio. Ciao. Arrivederci. Procuratore.